la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Effettivamente, per sentirsi bene, è importante anche sentire bene. Da 60 anni la passione del personale Amplifon fa vivere meglio milioni di persone, con soluzioni su misura e servizi innovativi. Perché far sentire bene le persone fa sentire bene anche noi. Amplifon. Se senti meglio, vivi meglio. Che aspetti? Vada Amplifon! Ospite che vi presento subito. Angelo Migliorisi, ex sindacalista, prossimo consigliere comunale. E poi Francesco Mirabella. Francesco Mirabella, che è un ritorno per lui quando abbiamo bisogno di giovani che dicono la loro, chiamiamo questi ragazzi. Il problema della disoccupazione. Problema che oramai coinvolge tutta la città. Non c'è nucleo familiare, non c'è famiglia ragusana, a qualunque strato sociale esso appartenga, che non abbia nel proprio seno questo problema drammatico. Vedo senz'altro di buon occhio quello che stanno facendo i ragazzi della FGC, di cui non faccio parte, ma nella quale organizzazione ho parecchi amici. Conferenza stampa dell'onorevole Enzo Nicotra della Democrazia Cristiana a Ragusa, presso la nuova segreteria che il deputato parlamentare della DC siracusano intende attivare, come ha già attivato appunto in provincia di Ragusa. Col coordinamento di Mario Zagara, questa nuova presenza, come ha detto lo stesso onorevole Nicotra, si prefigge quello di una maggiore vicinanza tra l'elettorato e il parlamentare della circoscrizione. Impegnato parecchio il convegno sull'immagine di Rotary e l'associazione industriale Cesa, che abbiamo programmato per il prossimo dicembre, e anche di tutti gli amici e collaboratori del centro Feliciano Rossito. Grazie. La parola a tutti. In questo ruolo di Beata cosa ha provato? Ma diciamo che ho provato e provo continuamente infinite sensazioni, tutte molto belle, perché penso che fosse, da quello che dico, anche una donna veramente poliedrica, con mille sfaccettature: era dolce, era forte, aiutava poi appunto i deboli, i carcerati, gli infermi, poi era anche gioiosa, quindi insomma adoperava ogni mezzo pur di portare avanti il suo ideale, la sua opera, e quindi è una figura veramente interessante, molto emozionante, veramente tanto. Il musical come stile, come spettacolo, come struttura, in realtà è stato congegnato con estrema facilità. Normative urbanistiche, per l'esattezza dagli standard, tutti i comuni, chiunque ce lo chiede venendo al CONI, possiamo anche fornirlo. Il locale, ci sono delle tabelle, delle schede, però non è la sede adatta per poterlo vedere nel dettaglio dell'impiantistica sportiva. C'è una struttura anche minima, ci deve essere un tecnico che è il singolo comune, e possiamo anche vedere, se vogliamo, questo piano più nel dettaglio per capirne anche più a fondo i contenuti. Ecco, però il risultato sono diventati numeri. Alla fine ci sono impianti particolari in questo tabulato, che però non abbiamo volutamente inserito per rappresentanza in connessione con la magistratura e in collaborazione per l'azione dei corpi di polizia. È già stato a qualche punto, c'è un tema qua, ci siamo parlati, dicendo alcune direttive criminose, e soprattutto contiamo sulla stampa che ci faccia grazioso omaggio della prima anno che è specifico in considerazione della circa due parti di polomania da Cigreale a Catania di Neri, una periferia di Catania, che stanno facendo l'esperienza dell'anno del volontariato sociale di spiegare e che costituiscono il contesto nel quale svolgiamo il nostro servizio, in particolare a minori disadattati, giovani a rischio. Una ragazza aveva chiesto di vivere un'esperienza di condivisione della comunità di accoglienza con ragazzi adolescenti in difficoltà. Altre hanno costituito famiglie aperte per continuare. Tutte è data dalla relazione come mezzo di cambiamento. Esperienza.
Con il confronto quotidiano con la morte si riesce a mantenere il riferimento forti nel trovare gli stimoli per... Ma signor Giambicco, sa che si assume una grande responsabilità, perché in base alle sue risposte poi la stampa deciderà? Speriamo che veramente siano... che siano ascoltati, perché è la verità quello che diciamo, portiamo avanti proprio i nostri problemi. Grazie. Dottor Pulvente. La critica costruttiva è sempre ben accetta, quindi noi cerchiamo di dare una critica, per se critica ci sarà, per dare un contributo, un suggerimento, per avere dei servizi migliori, della merce più qualificata. E tutto sommato un servizio alla cittadinanza più puntuale. Che atmosfera si respira abbastanza? Ma bene, come atmosfera bene, niente di particolare, un magazzino degno di una buona atmosfera. Sì, ma è proprio deriva dalla pratica, dalla consuetudine di venire e di vedere che arrivato a un certo punto c'è qualche cosa da dire, e mi pare che sia, visto la loro disponibilità ad accettare il nostro consiglio, mi pare una cosa utile farlo sapere. Riguardava appunto i camerini, la fila che a volte bisogna fare per attendere di poter provare, eccetera, la confusione con cui la merce è ammassata, non perché la vogliono fare così, è per questione di spazi. E io addirittura suggerivo, non lo so, di trasferire qualche cosa di minore importanza al piano di sotto per lasciare più spazio al reparto abbigliamento. Secondo me va così la cosa. È diventata sinonimo di raffinatezza, non a livello eccessivo, però si compra bene e con qualità. Roba soprattutto perché ha la possibilità e la bontà di cercare di un certo valore, di una certa qualità. Grazie alla signora Scire. La signora Antoce, lei voleva aggiungere? Io volevo aggiungere che trovo inoltre che la qualità col prezzo sono in un equilibrio molto armonioso, per cui ci invoglia anche a comprare, questo lo dobbiamo anche dire. Io visto normalmente stante perché la frequento continuamente e trovo prodotti ottimi e tante volte li reclamizzo anche nell'ambiente in cui opero, perché nella scelta... Sì, io penso che un caffè glielo pagheranno sicuramente più tardi, che è stata la più sincerità per sincerità. Adesso se ne meritate, è il caso di dirlo. Adesso passiamo a un consigliere di quartiere che ha per abitudine quello di lamentare giustamente le disfunzioni del quartiere. Sulla standa invece, consigliere. Io sulla standa come attualmente non potrei lamentarmi, però vorrei aggiungere qualcosa, cioè se possibile, come hanno fatto negli anni scorsi, di dare delle tessere per la terza età con un certo sconto, aumentare questo alla famiglia, cioè ai componenti della famiglia, dare una tessera con un certo sconto. E poi, per quello che mi riguarda personalmente come stazza, di aumentare tutte quelle le taglie forti, calibrate. Come moda attuale, anche per signore così ventenni, trentenni, io trovo che c'è un assortimento notevole, sì. Da un po' di tempo a questa parte, da qualche anno, si compra bene in quel reparto. Io devo dire che, riferendomi a quello che ha detto la signora, quando ero bambina mia mamma mi ha sempre vestito alla standa. Io ricordo che mi portava sempre alla standa a comprare i vestitini per me, quindi sono un'assidua cliente da bambina e adesso porto i miei figli alla standa. Vincenzo Palomo, per una battuta. Quanto concerne questo incontro, faremo tesoro delle indicazioni che ci hanno dato i clienti, ovviamente. Anche se alla fine il problema sarà mio, però cercheremo di attuare, non dico tutto al 100%, ma quantomeno nel limite delle nostre possibilità all'interno della filiale apporteremo i correttivi giusti. Impedire a qualsiasi cosa, insomma, non soltanto un limitato lo sviluppo della propria vita dal punto di vista motore e funzionale, ma che certamente ha dato un contributo determinante e decisivo all'affermazione di questa branca della chirurgia, che è inutile, dopo la relazione del professore Vicari, di animare un dibattito che certamente non mancherà. Dottor Russo, è un invito che io ho credito molto, sono sempre pronto e libero alle ragioni. Ringrazio anche l'amico dottor Ruffuzzo, che quello che era una tradizione non soltanto culturale ma anche di dignità. Non intende più portare posticci, non intende più portare cose che simulano, ma desidera in termini assoluti avere ricostruito il suo
se io ritengo che l'Università di Catania, con tutte le province connesse rispetto al nord, ed è piuttosto frequente la torna a fare con gli assistenti sociali, che i medici anche di base, i quali appena vendono queste situazioni, invece con 2 centimetri la recidiva del 15%, e le cose gratuite, le cose di un giorno di ricordo.